le immagini parlano di acqua, dell'uso dell'acqua per muovere i macchinari anticamente, dell'uso dell'acqua per produrre energia elettrica, della prima centralina che era stata costruita sul rio Stava all'inizio del secolo scorso, era il 1907. Lungo il rio Stava c'era già una prima centralina per la produzione di energia elettrica, centralina che adesso è nuovamente in funzione. E poi l'uso dell'acqua per la lavorazione mineraria. Ti ho spiegato a cosa serviva l'acqua, perché c'era bisogno di acqua. E qui vediamo quello che rimane di questa presa d'acqua, che praticamente prendeva l'acqua dal rio Stava e la faceva entrare nell'acquedotto, quella vedi le terracinette che servivano per regolare il flusso e quella finestra che era il sovrappieno. All'epoca c'era molto più acqua nel rio, perché adesso viene prelevata per numerosi acquedotti, anche per l'acquedotto di Cavalese, eccetera, di Varena. E l'acquedotto aveva una portata di 60 litri al secondo. Troviamo qui in un punto che sovrasta la zona dove erano ospitati gli impianti di lavorazione del minerale e i due bacini di decantazione. Si nota il bosco più giovane che sta crescendo sul luogo dove c'erano le discariche e il bosco più antico che delimita la zona che era utilizzata per la discarica della miniera. E poi con lo sguardo possiamo scendere per vedere Stava, tutta la valle di Tesero, e Tesero in fondo alla valle si distingue il campanile e si notano i ponti di Tesero. La collata si è poi fermata nel torrente Avisio che vediamo in fondo alla valle. Vediamo anche di fronte a noi il Monte Cermis, qui abbiamo indicato l'Alpe del Cermis, la catena del Lago Rai, e abbiamo ricordato i due incidenti della funivia del Cermis del 9 marzo del 1976 e del 3 febbraio del 1988, quando la fune portante venne tranciata e la cabina crollò a terra.
che siamo in questo punto qui, il punto più basso in assoluto, nel 1550, altre gallerie erano alla quota 1630, 1715, 1787 e poi all'interno della montagna c'erano altre gallerie a quota più alta. Queste sono le gallerie che affacciano sulla Valle di Stava, è indicata anche la teleferica che portava la roccia verso l'impianto di arricchimento, la seggiovia che portava i minatori in miniera e come noti qui abbiamo altri imbocchi di galleria che affacciano invece sulla valle del Rio Gambis e che non sono più stati utilizzati dopo il 1960. Le gallerie sono a vari livelli e hanno un andamento abbastanza irregolare perché seguono il filone di fluorite. Questi segni in scuro indicano i luoghi cosiddetti vuoti minerari dove è stata asportata la fluorite. Si nota che erano due zone principali, un primo filone e un secondo filone in questa zona. Non è detto che non ci sia ancora fluorite che possa essere sfruttata, ma chiaramente non è commercialmente interessante lavorare una miniera di questo tipo oggi.